Mamma, che partita, ragazzi! Che partita! È finita 2-1 per la Juve, che dunque batte tutti i record. Arriva a 53 punti, finisce il girone d'andata con 53 punti, mai successo nella storia del campionato di calcio, e supera quota 100 punti nell'anno solare, record anch'esso. Insomma, però partita che è stata una sofferenza immane, ragazzi, sofferenza immane. Partita che si è messa subito bene dopo 2 minuti il gol di Ronaldo. Poi la Juve ha oggettivamente dominato la partita. La Samp non stava giocando, non stava più, cioè la Juve stava schiacciando la Samp, come spesso accade. Purtroppo non riusciamo a essere cinici quando dobbiamo esserlo, e alla fine la Samp alla prima occasione su calcio di rigore, poi parleremo di rigori, realizza con Quagliarella l'1-1. Nel secondo tempo la Juve si ributta in avanti, e ancora, anche nel secondo tempo, una fatica immane a trovare la rete del vantaggio, nonostante delle ottime occasioni, tra cui una traversa di Ronaldo, eccetera, eccetera, eccetera. E poi è arrivato il gol proprio di CR7, che doppietta, è attualmente capocannoniere aspettando Piontek oggi, e il rigore di Ronaldo ha riportato le cose a posto. Se non che al 93esimo Saponara aveva indovinato il gol del 2-2, annullato per fuorigioco. Ora, al di là di tutto, la Juve ha avuto tante palle gol, e ci manca quel cinismo sottoporta che, se non ti svegli, ti farà fare tanta di quella fatica quest'anno in tutte le competizioni, perché il cinismo è la base per poter gestire una partita. Se io sono cinico, vado sopra di 2 gol, 3 gol, riesco poi a gestire il match. Altrimenti faccio fatica, ragazzi. Altrimenti faccio fatica. Questa è sicuramente la critica che faccio principalmente alla Juve. Perché poi avete visto, l'errore può sempre capitare. Stavolta è toccato a Perin, che ha fatto una cazzata enorme. Una cazzata enorme, perché lì il portiere aveva tutto il tempo per stopparla, capire, fare cosa doveva fare. Invece ha ciccato un pallone che non deve ciccare. Da lì poi nasce il gol del 2-2, che poi viene annullato. Però intanto il 2-2 l'avevano inserito, l'avevano infilato. Ecco. Parlando di Moviola, i due rigori non c'erano né per la Samp né per la Juve, assolutamente non c'erano né uno né l'altro. Lo dico con onestà intellettuale, lo posso dire che la Juve ha avuto il rigore del 2-1 che non c'era, però nello stesso modo bisogna dire che la Sampdoria ha il rigore dell'1-1 totalmente inventato. Malissimo Valeri, perché tra l'altro anche sul gol di Saponara l'errore grave non è di Valeri, che convalida fidandosi dell'addizionale, ma l'addizionale non può non vedere quel fuorigioco là. Adesso forse ce l'ho la foto, perché me la sono voluta salvare. È clamorosa, ragazzi, qua stiamo parlando di un fuorigioco di 2 metri, e non mi interessa. Poi dicono: ma l'ha toccata per ultimo Alessandro. Sì, ma il rimpallo è considerato comunque l'ultimo tocco dell'attaccante, quindi l'attaccante, che credo che sia De Frel, tocca, e Saponara è in questa situazione qua. Cioè, penso che si veda, cioè dire che questo qua, cioè guardate dove è il guardalinee, non so se si vede, ma è perfettamente in linea. Io mi domando come faccia un guardalinee a non vedere questo fuorigioco. Poi, per carità, però questo fuorigioco qua è talmente evidente. Comunque, alla fine l'importante era vincere, però sì, chiaro che la Juve è arrivata a questa partita con le energie un po' spremute, troppo. Troppo dovute all'ultimo periodo tosto, gli infortuni che hanno limitato probabilmente il turnover. Tra l'altro oggi mi erano piaciuti tantissimo Matuidi e Pjanic, non mi è piaciuto tanto Emre Can, che lo reputo ancora in ritardo di condizione, fa anche degli errori, si vede che ancora non è mentalmente tranquillo. E alla fine, ragazzi, Sampdoria ha fatto 2 tiri in porta, ha fatto 2 gol. Quindi di che cosa parliamo? Cioè, nei momenti pareggiamo con la Sampdoria, ha fatto 2 tiri. Cioè, la verità è che noi davanti dobbiamo assolutamente attaccare di più e attaccare meglio. Così non possiamo, voglio dire, dobbiamo attaccare meglio, dobbiamo fare più gol e essere più cinici, perché così non va, così non va. Cioè, con l'Atletico, penso, una squadra che fa del cinismo e della cattiveria agonistica la sua forza, non puoi sprecare troppe occasioni. È vero che sarà un'altra partita, un altro contesto, eccetera, 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 però ecco. Questo sicuramente. Adesso andiamo in vacanza, abbiamo chiuso l'anno con questa vittoria che alla fine insomma ci voleva, perché pareggiare questa partita sarebbe stato un peccato, non un problema, un peccato, perché la Juve poi comunque anche l'anno scorso
perse due partite, perse con la Lazio, pareggiò con l'Atalanta. Insomma, questa Juve qua un po' ogni tanto si smarrisce, ma si ritrova sempre. Quindi sarebbe stato solo un peccato, non sicuramente un disastro. Comunque era importante chiudere il 2019 con almeno 9 punti di vantaggio. 9 punti saranno perché Napoli oggi batterà il Bologna, quindi. E alla fine va bene così, ragazzi. Io vi saluto e vi do appuntamento col prossimo video. Io e CR7 che fa doppietta, vi diamo appuntamento col prossimo video. Ciao!